If you speak English, please click the English icon. Se parli italiano, fai clic su italiano. Avventure di Jerry 2. Guida alla sicurezza fuori casa. Scegli un personaggio per salvare la tua progressione. Barba starsene sempre seduti qui ogni santo giorno. Ah! Cosa? Ah! Mi hanno detto che là fuori il mondo è piuttosto interessante. Dai, usciamo e divertiamoci un po'. Sì, forza, andiamo! Il mondo esterno è pericoloso! Non avete paura? Oh no, qualcuno mi potrebbe rapire! Qua, qua! Che fifona che sei! Come mai una mela coraggiosa come te non vuole venire? Va bene, vengo anch'io. Ma aspettate un attimo, voglio darmi una sistematina. Forza, ci parte! Se non mi date retta, ve ne pentirete! Buongiorno, miei piccoli amici. Eh? Dove sono finiti? Jerry, sono usciti a divertirsi! Io ho provato a fermarli, ma non mi hanno dato retta! E come mai? Là fuori ci sono un sacco di pericoli! Pupazzetto, tu sei stato proprio bravo! Ma ora non ti preoccupare, li troverò e li riporterò tutti a casa! Altrimenti vi potete fare male, come è successo a me! Alla larga! Edifici fatiscenti o cantieri aperti sono molto pericolosi! Non venite mai qui a giocare! Ehi, ragazzino, non si va sullo skateboard per strada, è molto pericoloso! Mi dispiace, non devo andare sullo skateboard quando sono in strada. Sì, sto bene. Meno male che avevo il casco. Così protetto, se cado non sbatterò la testa direttamente per terra. Wow! Come corre velocemente! Certo! Sono il corridore più veloce del mondo! Ehi, ma tu sei il mio cavallino di legno! Forza, vieni a casa con me!
trovato uno dei miei giocattoli. In totale ce ne sono 11. Devo trovarli tutti quanti. Al campo giochi. Al campo sportivo. Al campo sportivo. E se i miei giocattoli si fossero nascosti qui? Importante fare sempre un po' di riscaldamento muovendo le ossa e i muscoli prima di iniziare a fare ginnastica. Così si evita di farsi male. Ehi, ma che fai? Aia! Giocare a braccio di ferro può danneggiare i tessuti molli dei bambini, come i muscoli e i legamenti. È meglio non fare questo gioco fino a quando non siamo cresciuti. Quando facciamo ginnastica, è importante indossare dei vestiti appositi che permettano al nostro corpo di muoversi liberamente. Che male! Perché mi hai colpito? Non è colpa mia! Sei tu che ti sei avvicinata troppo! Non litigate, ragazze! Se qualcuno sta andando sull'altalena, non dobbiamo mai avvicinarci troppo! Venire colpiti non è solo doloroso, ma anche molto pericoloso! Male mi fa il braccio! Nei bambini i muscoli e le ossa sono in fase di sviluppo. Fare esercizi in cui si sollevano pesi eccessivi può essere molto dannoso per le articolazioni e i muscoli. Per le vie della città. Al campo giochi. Aia, aia, che male! Non ti muovere, ragazzino! Ora chiamo un'ambulanza! Infermiera, mi si è gonfiato tutto il piede, mi fa un gran male! Ti sei slogato il piede. Ora ti metterò la borsa del ghiaccio per evitare che continui a gonfiarsi e per alleviare il dolore. Poi andrai all'ospedale per fare un controllo completo. Voi bambini non dovete mai saltare da posti alti, altrimenti rischiate di farvi molto male. Se vi slogate o rompete un piede, ricordatevi di non fare movimenti improvvisi e di non cercare di camminare. Rischiereste di peggiorare la ferita e di rendere la guarigione molto più difficile. Ehi,
muscoli rotti o poco funzionanti possono essere molto pericolosi. Andare sullo scivolo a testa in giù è pericolosissimo. Se lo fate rischiate di farvi male alla testa. Non bisogna mai imitare le persone che fanno cose stupide. Jerry, arrivo! Coniglietto, che ci fai sullo scivolo? Oh, Jerry, mi hai trovato finalmente! Certo, coniglietto! Forza, se hai finito di giocare possiamo tornare a casa! Forza! Il circo magico! Ehi, piccolina, perché piangi? Mi sono smarrita e non so come tornare a casa! Signor poliziotto, questa bambina si è persa! Ragazzina, non piangere! Dimmi il tuo numero di telefono e chiamerò il tuo papà e la tua mamma per farti venire a prendere! Il mio numero di telefono è 0117204060. Non c'è nessuno in casa. Ora verrai con me al posto di polizia. Tornerai a casa non appena riusciamo a contattare i tuoi genitori. Ragazzina, la prossima volta non uscire di casa da sola e se ti perdi cerca subito un poliziotto e ricorda, non dire a nessun estraneo il tuo numero di telefono e il tuo indirizzo di casa. Ho capito, signor poliziotto, grazie mille. Spero di trovare qui i miei giocattoli. Wow! È fantastico! Non cercherò più di fare acrobazie. Senza il giusto allenamento, farsi male è davvero facile. Per le vie della città. Al campo giochi. Al campo giochi. Pensare a giocare ora. È più importante che trovi i miei giocattoli. Per le vie della città. Al campo giochi.
La fermata dell'autobus. Il semaforo è rosso. La mamma dice sempre di non attraversare la strada fino a quando il semaforo rosso non diventa verde. Chi è che mi sta prendendo in giro? Oh! Oh, ci è mancato poco! La macchina mi ha quasi colpito! Non giocherò più a pallone per strada! Ehi, ragazzino, non sai come ci si comporta per strada? Quando devi attraversare una strada, fallo sulle strisce pedonali, oppure utilizza un sottopassaggio o un passaggio sopraelevato. Ok, ho capito. Ehi là! Ehi, come stai? Ehi, porcospino, che ci fai sulla fermata dell'autobus? Ho paura, Jerry! Mi sono separato dagli altri quando siamo partiti e poi mi sono perso! Non ti preoccupare, ti riporto a casa io! La costa del sole. Per le vie della città. La costa del sole. Questo autobus va verso la costa del sole. Come mi piacerebbe andarci. Autobus, devi tenerti al corrimano o alle maniglie se vuoi evitare di cadere. Grazie del suggerimento, così va molto meglio. Se ti siedi nei posti davanti, ricordati di allacciare la cintura di sicurezza. In questo modo eviterai di venire sbalzato via o di farti male in caso di incidente. Gli occhi! Non riesco a vedere le parole in modo chiaro! Leggere sull'autobus non solo fa male agli occhi, ma può anche stordirci! E addirittura farci diventare miopi! Ehi, che forte! Davide, non sporgere la testa così fuori dal finestrino. Ah, che spavento! Sul giornale di oggi c'è un articolo su un incidente. Ieri un ragazzo su un autobus è stato colpito da un altro autobus che passava accanto perché ha sporto le braccia troppo fuori dal finestrino. Quindi, non dimenticate, mai sporgere la testa o le braccia dai finestrini mentre si viaggia in autobus. La costa del sole. Sole!
Prima di nuotare, è importante fare qualche esercizio di riscaldamento per preparare i nostri muscoli e le nostre ossa e per stimolare la circolazione del sangue. In questo modo i muscoli si possono distendere liberamente ed eviteremo i crampi alle gambe quando nuotiamo. È anche importante bagnarsi il corpo prima di immergersi, così da abituarlo alla temperatura dell'acqua. In questo modo eviteremo i crampi. Aiuto! 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 Se non sai nuotare, ricordati che è molto pericoloso andare in acqua anche con un salvagente. Spesso è molto meglio rimanere a giocare vicino alla spiaggia. Ehi, vieni anche tu. Ho una gran fame. Devo mangiare qualcosa. Così sarò abbastanza forte per nuotare. Sì, andiamo a nuotare! Linda, Linda, aspetta un attimo. Prima di entrare in acqua, mettiti gli occhialini. Eviterai che i batteri presenti nell'acqua del mare ti infettino gli occhi. Ho capito! Wow! Prima di buttarmi in acqua, mi metto una crema per proteggermi dai raggi solari. Ricordatevi di non andare a nuotare all'aperto a mezzogiorno o quando il sole è troppo forte. In questo modo eviterete scottature o, peggio, tumori della pelle. La foresta incantata. Wow! Ehi, Penna, smettila di giocare! Oh, e chi ti ha detto di venirmi a cercare così in fretta? Bene, ho trovato buona parte dei miei giocattoli. Ben presto li troverò tutti e 11. La foresta incantata. Che male! Mi sono tagliato la mano con il fil di ferro! Fammi vedere, Jerry! Innanzitutto devi strizzare la ferita per fare uscire un po' di sangue. Il rischio di venire infettati dal tetano è alto, specialmente quando ci si taglia con del fil di ferro arrugginito o altri oggetti in ferro. Quindi, per evitare l'infezione, è necessario il vaccino contro il tetano. Ehi, stai lontano da me! Dai, non essere così cattivo! Voglio solo proteggermi dal temporale! Non è che non voglio aiutarti, Jerry. È solo che è molto pericoloso ripararsi sotto ad un albero quando ci sono tuoni o lampi nel cielo. Sotto un albero, il rischio di venire colpiti da un fulmine è molto più alto. Potresti mettere in pericolo la tua stessa vita! Cavolo, mi spiace, ti avevo proprio frainteso. E ricordati inoltre che rischi di venire colpito da un fulmine anche quando ti trovi nel punto più elevato di uno spazio aperto. Attenzione quindi! Ehi, Jerry! Stai lontano da me! Ah, le api! Via!
un'occhiata. Innanzitutto devi togliere con un coltellino disinfettato il pungiglione velenoso che l'apiti ha lasciato nella ferita. Quindi copri la ferita con del ghiaccio o con un asciugamano freddo. Non strizzare né schiacciare la ferita, altrimenti farai distribuire il veleno rapidamente. Quindi vai subito all'ospedale. Tommy, la prossima volta non ti avvicinare troppo ai nidi d'ape e non cercare mai di agitarli o verrai attaccato dallo sciame al loro interno. Non dimenticare infine che ci sono anche persone allergiche alle punture d'api e che talvolta una puntura d'ape può provocare problemi molto seri o addirittura la morte. Ehi, ma come mai dormi qui? Oh, mi sono addormentato dopo aver mangiato un bellissimo, saporitissimo fungo. Ci sono molte piante e frutti selvatici che sono velenosi. Non mangiateli mai a caso. E ricordate, più luminosi sono i colori e più possono essere velenosi. Un serpente! Un serpente! Mi ha morso! Che dolore! Fa vedere! Oh, ti ha lasciato i due segni dei denti! Ho visto che la testa del serpente aveva forma triangolare. Temo che fosse velenoso. Non ti preoccupare. Copri la ferita con un asciugamano freddo, poi avvolgi e stringi un altro asciugamano sull'arto morsicato al di sopra della ferita. Allenta l'asciugamano ogni 5-10 minuti per evitare che il veleno si diffonda nel corpo. Forza, ora ti porto all'ospedale. Grazie! Quando cammini in un'area ricoperta da erba alta, procurati un bastone e dai dei colpetti così da cacciar via i serpenti. Di norma i serpenti non aggrediscono l'uomo, a meno che noi non gli facciamo qualcosa. Se vieni morsicato, cerca di ricordare l'aspetto del serpente, così da facilitare il compito del medico che ti dovrà curare. La baia d'argento. Alla stazione ferroviaria. Alla stazione ferroviaria. Ho sentito che sta per arrivare il treno. Scansati! È pericoloso! Figliolo! È pericolosissimo giocare sui binari del treno! I treni viaggiano velocissimi e se non stai attento non avrai il tempo di spostarti quando entrano in stazione! Ehi, non ti avvicinare troppo ai binari. Potrebbe arrivare il treno e il vento forte che lo accompagna potrebbe farti cadere in mezzo alle rotaie. Cavolo, è una cosa terribile. Grazie. Ciao ragazzino, vuoi qualche caramella? Te la do se mi accompagni in un posto segreto. Oh no, no grazie, non ti conosco. La mamma mi dice sempre di non accettare cibo dagli estranei e di non andare mai con loro da nessuna parte. Mm.
Potrebbe mangiarmi. Oh, sarebbe terribile. Ok, forza, andiamo. Forza, sono sicuro che troverò tutti e 11 i miei giocattoli. La foresta incantata. La baia d'argento. Se solo potessi trovare velocemente i miei giocattoli. Mi ha morsicato qualcosa! Che male! Come mi prude! Fammi vedere, Jerry! È una sanguisuga! Se vieni morsicato da una sanguisuga, devi cercare di staccarla dando dei colpetti con la mano! Non cercare di toglierla tirandola con la forza! Strizza la ferita facendo uscire un po' di sangue, quindi disinfettala e applica un medicinale. Il gonfiore sparirà rapidamente! E ricordati, non andare mai a piedi nudi nelle paludi o negli acquitrini. Contiene molti batteri che possono nuocere al tuo corpo. Bambina, cosa ti sei fatta alle mani? Le mani mi prudono e mi fanno male. Non capisco perché, ho solo raccolto alcune foglie. Probabilmente hai toccato una pianta tossica che ti ha fatto venire il prurito alle mani. È un'allergia della pelle. Pulisci la parte della pelle in cui hai l'allergia con sapone e acqua fredda. Quindi sfregala ripetutamente con la mano e applica del borotalco per fermare il prurito. Dopo sarebbe opportuno recarsi all'ospedale. Ci sono piante che possono provocare reazioni particolarmente gravi. Attenti quindi! Grazie! Fai molta attenzione se hai toccato o ingerito una pianta nociva. Potresti ammalarti in modo molto grave o addirittura morire. Aia! Che male! Non ti preoccupare, lasciami dare un'occhiata. Come prima cosa devi strizzare la ferita per fare uscire un po' di sangue. Quindi devi pulire la ferita con dell'acqua pulita. Poi la devi coprire con della garza. E infine recarti subito all'ospedale, dove ti faranno l'antitetanica e l'antirabbica. È importante che i vaccini ti vengano somministrati entro mezz'ora dall'incidente, altrimenti rischi di venire infettato dalla rabbia. Che profumino! Aia, che male! Ma cos'è stato? Jerry, noi piante abbiamo un buon profumo, però spesso ospitiamo insetti che possono pungere le persone. E non dimenticare inoltre che la maggior parte dei pollini sono velenosi e che ti possono quindi far stare molto male.
cos'è quello? Che paura! Sono io, Jerry! Sei venuto a prendermi? Voglio tornare a casa! Tutti gli animali qui mi prendono in giro! Mi dicono che sono un imbroglione e non il re della foresta! Oh! Andiamo a casa, caro tigrotto! Bene! Ho trovato buona parte dei miei giocattoli! Ben presto li troverò tutti e 11! La foresta, la baia d'argento. La costa del sole. Sulla spiaggia azzurra. Dove sono finiti tutti i miei giocattoli? Il piccolo pronto soccorso. Giocattolini, forza! Venite fuori, ovunque vi troviate, e tornate a casa con me! Guardate un po' qua, pronti via! Se ti viene improvvisamente un crampo mentre sei in acqua, non farti prendere dal panico. Chiedi a qualcuno nelle vicinanze di aiutarti. Nel frattempo, cerca di rimanere a galla e di distendere la parte colpita dal crampo. Ricordati, non fare movimenti rapidi. Rimani calmo e non farti prendere dal panico. Meglio tornare subito a riva. Non bisogna mai rimanere in acqua quando ci sono tuoni, lampi o temporali. È pericolosissimo! Ho nuotato troppo, sono stanca. Meglio che mi riposi un po'. Ora ti insegnerò come si soccorre una persona che stava per annegare. Fai sdraiare la persona in un luogo asciutto e ventilato. Slaccia quei vestiti che potrebbero impedirle di respirare. Appoggia il tuo ginocchio a terra e adagia sull'altro ginocchio la persona tenendole la testa rivolta verso il basso, quindi dalle dei colpetti sulla schiena per farle sputare fuori l'acqua. Piegale la testa all'indietro per aiutarla a respirare, quindi chiudile il naso con una mano e tienile la mascella inferiore con l'altra per farle tenere aperta la bocca. Inala aria e soffiagliela nei polmoni attraverso la bocca, quindi lasciale subito il naso e piegale la testa di lato. Verifica la presenza di un suono o di un sibilo che indichino respirazione. Ripeti l'operazione fino a quando la persona non riprende a respirare autonomamente. Contemporaneamente chiedi a qualcuno di chiamare subito il 118, il numero dell'ambulanza. Caro orsacchiotto, devi stare più attento! Finalmente ti ho trovato! Mi sei mancato moltissimo, Jerry. Qui fuori mi sono divertito un sacco, però ora voglio tornare a casa. Bene, forza, andiamo! Bene! Ho trovato buona parte dei miei giocattoli! Ben presto li troverò tutti e 11! Sulla spiaggia azzurra! Aiuto! Aiuto! Se cadi in acqua, come prima cosa devi urlare aiuto. Poi devi afferrarti le ginocchia con entrambe le braccia e trattenere il respiro. Il tuo corpo rimarrà a galla in superficie. Quindi rilassa il corpo. Non cercare di sforzarti a rimanere a galla.
Se vuoi respirare, devi distendere le braccia e le gambe e dare dei colpetti in acqua per sollevare la testa verso l'esterno. Dopo aver respirato, rimetti la testa sott'acqua. Controllerò il mio salvagente prima di entrare in acqua. Io non nuoto mai se mio padre non è nelle vicinanze. Andare in acqua da soli è pericolosissimo. Non superare la linea di avvertimento. La zona oltre la linea è molto pericolosa. Il piccolo? Tiratemi fuori da qui! Tiratemi fuori! Eccomi, il nuotatore migliore in circolazione! Qua, qua! Anatroccolino, vieni a casa con me! Ti sbagli, non sono il tuo anatroccolino! Qua, 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 qua! Basta, anatroccolino! Ne ho abbastanza! Torna a casa con me! Fantastico! Ho trovato uno dei miei giocattoli! In totale ce ne sono 11! Devo trovarli! La Costa del Sole. Mi è entrata l'acqua nelle orecchie. Il papà mi dice sempre di fare così più volte per farla uscire. La foresta. Scimmietta, come sei veloce ad arrampicarti! Ah, Jerry, non ho ancora finito di divertirmi! Ora però andiamo a casa. Rimandiamo il divertimento e le avventure alla prossima volta! Alla stazione ferroviaria. Jerry, prima di mangiare la frutta, la devi pulire e sbucciare. Spesso su di essa si annidano moltissimi pesticidi. Ina, la fermata, la cos, la baia d'argento. Aia! Mi è volato qualcosa nell'orecchio. Se ti entra qualcosa nell'orecchio, non cercare di tirarlo fuori con il dito. Dai dei colpetti come sto facendo io. Ecco, è uscito fuori. Puoi anche usare una torcia per attrarre l'insetto verso l'esterno. Infatti, per via del fototropismo, gli insetti amano molto la luce e sono attirati da essa. I risultati migliori si ottengono in una stanza buia. La fermata in auto. La costa
La fermata... La ferma al campo sportivo. E chi è questo simpatico spiritello? Sono io! Sono Zucchetta! Oh, Jerry, mi manchi tantissimo! Forza, andiamo a casa! Sì! Ho trovato un altro dei miei giocattoli! Ma non dimentichiamoci che ce ne sono ben 11 da trovare! Per il circo... Ehi, Topino! Eccoti! Jerry, mi sto nascondendo perché ho paura che mi facciano fare qualche acrobazia pericolosa! Ehi, vieni giù di là! Dai, ti porto a casa! Ok, andiamocene da qui! Mi manca tanto la mia bella casetta! Fantastico! I giocattoli ci sono tutti! Ora possiamo tornare a casa! Siete tornati! Vi siete divertiti là fuori? Oh, sì, certo! Moltissimo! Però ci sono così tanti pericoli! Io mi sono divertito poco! Qua, 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 qua! Quando potremo uscire di nuovo? Se state attenti e vi comportate in modo sicuro, nei weekend vi porto alla Baia d'Argento! Wow, fantastico!